Ciao ragazzi, bentornati sempre qui su Tecmania con Emilio Primavera. Allora ragazzi, come avrete intuito dalla intro e dal titolo, oggi parliamo di cinema in casa. Sì, perché grazie a questo prodottino qui ragazzi ho cambiato totalmente il modo di fruire dei contenuti multimediali in casa. Un prodotto che prima di averlo non ne sentivo l'esigenza, ma adesso che ce l'ho non tornerei più indietro. Prima di iniziare vi ricordo sempre di lasciare un bel like qui al video, che mi aiuta tantissimo a portarvi nuovi contenuti. Mi raccomando, per voi è un semplice click, ma per me è molto importante. Iscrivervi ovviamente anche al canale se non siete già iscritti e attivare la campanellina per non perdervi i prossimi. Molto bene ragazzi, fatte le dovute premesse, iniziamo a parlare di XGIMMY Halo, un proiettore uscito da poco sul mercato. Tra l'altro tutti i prodotti XGIMMY, penso che si pronunci così il brand, non vorrei sbagliarmi, li trovate anche nella grande distribuzione, nei negozi di elettronica come MediaWorld eccetera. Quindi non è la solita marca cinese ultima arrivata ragazzi, si tratta di prodotti comunque di qualità, e infatti adesso vedremo anche perché. Allora, in primis, come vedete dalle dimensioni, lui è molto compatto, il che è essenziale per la natura del prodotto, perché si tratta di un videoproiettore portatile. Sì, non ha bisogno dell'alimentazione, funziona anche senza, ovviamente con una durata della batteria limitata. E riuscite a vedere tranquillamente un intero film alla massima luminosità. Certo, se volete fare proiezioni di più di 2-3 ore avrete sicuramente bisogno di attaccarlo poi all'alimentazione, però per vedere dei video così al volo o qualche puntata di serie TV o film va benissimo anche senza alimentatore. Oltretutto lui si adatta in quasi qualsiasi situazione di spazio che avete, praticamente lo potete mettere in qualsiasi posizione e lui poi va automaticamente ad aggiustare la proiezione, non solo all'autofocus che regola in automatico in base alla distanza di proiezione, ma permette anche appunto la correzione trapezoidale automatica. Quindi potete metterlo anche di fianco, insomma non per forza frontale alla proiezione. Questa è una gran cosa per chi ha problemi di spazio. Ma qual è la cosa che più mi ha convinto di questo mini proiettore? Praticamente la sua qualità audiovisiva. Come potete notare dal dicitura qui in basso, XGIMMY ha collaborato con Harman Kardon per realizzare i suoi speaker integrati, che rispetto alla media di questo tipo di prodotti l'audio è sicuramente superiore alle aspettative. Certo ragazzi, non stiamo parlando di un home theater, però i bassi sono abbastanza corposi e gli alti sono abbastanza equilibrati, quindi devo dire che come qualità audio mi ha stupito positivamente. Ma parliamo della qualità video invece. Allora ragazzi, io ho fatto i miei test in una parete che misura 4 metri, proiettando la dimensione dello schermo di circa metà parete, quindi stiamo parlando di almeno 2 metri di proiezione, anche di più. Lui riesce, rispetto a altri prodotti simili, sempre portatili, ad avere una quantità di lumen pari a 800 ANSI lumen. Questo cosa significa? Significa che non perde appunto luminosità quando andiamo a aumentare le dimensioni dello schermo, e oltretutto vi permette di vederlo anche se non siete totalmente al buio, quindi potete vederlo comunque in modo ottimale anche con un po' di luce. E oltre questo non dovete neanche collegare dispositivi esterni, anche se potreste anche farlo visto che ha a disposizione diverse porte. Ha un HDMI, una USB 2.0
e ha anche l'ingresso jack per le cuffie. Ma non servirà perché lui ha integrato Android TV 9. Sì, questo è un altro vantaggio positivo che ha questo dispositivo. Il non dover attaccare per forza dispositivi esterni per godere di tutte le funzioni multimediali è una gran cosa, ragazzi. Android TV integrato infatti comporta diversi vantaggi. Praticamente abbiamo una sconfinata possibilità di installazione di app, quindi sicuramente troverete un'app per ogni necessità. Quindi, ragazzi, sotto questo punto di vista è il top. Il che lo rende versatilissimo anche per quanto riguarda la riproduzione in remoto, magari da smartphone, grazie appunto al Google Chromecast integrato. Ovviamente anche assistente Google integrato per fare delle ricerche al volo, cosa molto comoda. Si può usare ovviamente anche per lavoro, per proiezioni da PC, Mac, che si possono collegare appunto grazie alla porta sul retro. Io l'ho utilizzato ad esempio anche per fare delle virtual run con un tapis run che, ragazzi, vi porterò sul canale, ma questa è un'altra storia. Insomma, un vero e proprio cinema in casa, ragazzi, soprattutto adesso che purtroppo i cinema sono ancora chiusi e chi come me è appassionato appunto di cinema è l'unica soluzione che si può adottare in questo momento. Anche a livello costruttivo è realizzato davvero in modo impeccabile. Nessuno scricchiolio, è compatto, piacevole anche alla vista. Inoltre nella parte superiore troviamo i pulsanti più e meno per regolare il volume e play e pausa per metterlo in pausa. Ma se questo non bastasse, ovviamente lui esce dalla confezione insieme al telecomando. Telecomando devo dire molto carino, diverso dal solito in quanto bianco, cosa anomala, di solito sono tutti neri o grigi, quindi si nota subito, difficilmente lo perderete tra i vari telecomandi. Ovviamente al telecomando troviamo una serie di pulsanti come regolazione del volume, ritorno alla home, e ritorni indietro, play, recette per muoversi nel menu, il pulsante dedicato a Google Assistant, le impostazioni e via dicendo, ragazzi. Insomma, ci sono tutti i pulsanti che ogni dispositivo Android ha bisogno, più qualche extra appunto per dedicato proprio alla proiezione. Ovviamente andando nelle impostazioni di Android TV avremo anche dei menu personalizzati proprio per il proiettore e col quale possiamo andare a regolare l'esperienza di proiezione, come magari regolare manualmente il focus o l'immagine trapezoidale, la tonalità di colore, eccetera. Ma in generale, ragazzi, fa tutto lui in modo automatico e devo dire lo imposta abbastanza bene. Una cosa che non vi ho detto, ragazzi, lui è anche un proiettore 3D. Sì, ha la modalità 3D, cosa che non ho trovato in altri proiettori del genere. Certo, adesso le produzioni 3D stanno diminuendo, non ha avuto molto successo, però si trovano ancora online diversi film in 3D che potete tranquillamente usufruire grazie a questo proiettore. Quindi in pratica avrete anche un cinema 3D in casa, ragazzi. Fantastici, cioè, che volere di più? Vale quel che costa. Ovviamente vi lascio il link in descrizione per andarvi a vedere, magari approfondire alcune specifiche, andare a vedere il prezzo che comunque può variare in base alle offerte. E quindi nulla, ragazzi, io direi che per questo video è tutto e adesso vado a vedermi qualche bel film. Ciao! Ah, tra l'altro è molto silenzioso.